Oggi nel 2008 moriva anche Nini Maina. Vabbè, devo ricordare Nini Maina, che è stato il cantante di Foggia di quegli anni straordinari. Nini era bravissimo, veramente un crooner straordinario. Ma devo ricordare Riccardo De Filippo, perché Riccardo è stato un animatore del jazz foggiano, e se n'è andato pochi giorni fa con una discoteca straordinaria che lui teneva benissimo, e con un'enciclopedia che aveva fatto Riccardo, curata, curatissima, che non era stata possibile pubblicare, ma cercherò di ritrovare, perché era un'enciclopedia discografica delle incisioni di jazz più importanti. Lui ha avuto un peso fortissimo nella nostra vita, perché noi eravamo partiti dal jazz tradizionale con Roberto Telesfo, con Nini Maina, con gli altri eccetera, però Riccardo era quello più moderno che si aveva. Però Nini è quello che è rimasto a Foggia, pur avendo grandi doti, non è... Lo so, ha avuto un periodo negli anni 50 eccetera, ha fatto dei dischi con la Bis Radio, però erano dei dischi anche molto raffinati, perché faceva delle canzoni americane, in americano, sai, in quel periodo era difficile vendere canzoni non in italiano, quindi non ha avuto la fortuna che avrebbe meritato per la sua voce e la sua serietà straordinaria. Comunque lo ricordiamo tutti noi vecchi appassionati di jazz con grande affetto.